lei lo stesso anche a me, per confrontarci anche in questo modo piuttosto, ritengo io, abbastanza efficace, in un luogo assolutamente straordinario, non lo dico a caso, fortunato, perché penso che anche questo possa essere un esempio in grado di differenziare questo nostro territorio a queste latitudini, cioè mettere a disposizione un luogo di memoria oltre che di produzione, per parlare di quello che potrebbe essere nel prossimo futuro la possibilità che ha questo territorio di riscattarsi. A nostro giudizio, insomma, potrebbe essere questa la direzione giusta. E ovviamente voglio anche io complimentarmi con il lavoro di Giovanni. Non fosse altro perché dimostra una cosa, a mio giudizio, non voglio assolutamente esagerare, la possibilità di applicare il nostro capitale umano alla possibilità concreta che ha questo territorio. Il che mi conforta, insomma, e ci deve confortare, mi vedo poi assolutamente preoccupante, insomma, lasciatemi passare questo termine, quello che sta caratterizzando in questo momento l'Italia, un territorio come il nostro. E mi sembra anche molto efficace l'idea di coinvolgere, diciamo, 10 artisti, chiamiamoli così, che raccontano il nostro territorio dal loro punto di vista con il loro occhio, forse potrebbe aiutarci in questo momento a raccontare il nostro territorio per come si aspetta, come diceva prima la professoressa Ferrari in questo caso, la domanda che in questo momento sta agitando, insomma, i diversi mercati nazionali e internazionali. Quindi mi sembra un buon modo di procedere, insomma, un metodo che nato, insomma, in questa splendida località della nostra costa, Cariati, può essere esteso ovviamente ed essere un buon esempio per un territorio calabrese. E nella mia modestissima esperienza, ovviamente, senza volerla fare molto lunga, un'esperienza che sta, ovviamente, come a tutti quanti voi noto, volgendo a termine. E il nodo a mio giudizio è sempre lì, insomma. Sono belle tutte le cose che sono state dette fin qua, insomma, volendolo proprio per entrare nel merito delle questioni che abbiamo affrontato sin qui, insomma, se dovessi classificare oggi quella famosa domanda turistica che in questo momento caratterizza i diversi mercati, che cos'è il turismo proprio sotto questo profilo, a mio giudizio il turismo è, come dire, far vivere il maggior numero di emozioni possibili nel minor tempo possibile, che è una cosa che caratterizza tutti coloro i quali oggi concedono la propria vacanza, e se vogliamo essere proprio fortemente competitivi al minor prezzo possibile. Questa è la sfida che un territorio come la Calabria, se la vuole abbracciare, deve affrontare fino al massimo modo possibile. E dicendo questo, perché noi dovremmo una volta per tutte chiamare a responsabilità tutti coloro i quali hanno una propria quota di responsabilità, a cominciare ovviamente dalle istituzioni, dalla politica, ma insomma anche dagli stessi operatori. Vedo qui in sala, insomma, molti di questi operatori rappresentativi anche di una certa qualità, insomma, il rappresentante della Commercenti, Vincenzo Marina, vedo Pasquale Motta, vedo anche i sindaci, vedo il sindaco di Cariati. Per dire che noi in Calabria questo dubbio, insomma, lo dobbiamo definitivamente risolvere, altrimenti, insomma, decidiamo di non essere una destinazione turistica e impegniamo, insomma, le nostre risorse economiche e soprattutto, come dire, il nostro talento su altri settori. Ma se decidiamo di diventare destinazione turistica matura, dobbiamo ora, per forza di cose, necessariamente essere conseguenti, a cominciare ovviamente da un fatto che caratterizza in questo momento il panorama addirittura nazionale. Cioè, noi non possiamo assistere, insomma, la gente lo sa bene, anche qui da questo punto di vista evidenzia tutta la nostra difficoltà, presente Ferrari in questo caso, cioè, in Italia che vede l'esistenza di 21 piani regionali per il turismo, cioè, per dirvi una delle grandi questioni che blocca il possibile sviluppo di questo settore, cioè. Non è possibile presentarci fuori dall'Italia con 21 piani turistici regionali. Cioè, questa è quella che dobbiamo fare. È anche stato solo in Italia, insomma, la prima questione. Un accentramento in questo caso, a mio giudizio, da vedere con occhi positivi, che faccia dell'Italia, considerato da questo punto di vista, può competere con altre destinazioni turistiche mature, può fare la sua parte. Da questo punto di vista avere un progetto, insomma,
un programma da sviluppare nei prossimi 10 anni che faccia percepire l'Italia tutta intera come possibile destinazione turistica. Perché, cioè, lo dico perché noi, soprattutto noi campesi, dovremmo essere fortemente interessati, insomma, a questa ragione. Perché oggi, come destinazione turistica italiana, ciò che viene percepito fuori dall'Italia è qualche città d'arte, è qualche, insomma, località costiera, e qualche anche percorso enogastronomico che ha fatto l'opportunità di alcuni territori, e qualche evento culturale che viene percepito, rispetto al quale vengono addirittura progettate solo per questo vacanze di milioni e milioni di donne e di uomini. È un territorio come quello della Calabrese, non viene assolutamente percepito. Considerate come la Calabria, come nel cuore del Mediterraneo, ciò che potrebbe rappresentare sotto questo profilo. Ecco la sfida che noi dobbiamo lanciare, per non parlare ovviamente poi delle difficoltà interne nostre, non per adesso girarla a polemica politica. Cioè, ma io vi pregherei, insomma, chi ne ha tempo, insomma, di andare a studiare un po' la nostra legislazione regionale in materia di applicazione della legge quadro nazionale, la legge 8 del 2008. Cioè, vi renderete conto, insomma, tutti quanti, il ritardo che usiamo sotto questo profilo, che va di fatto di questo territorio, che pure a mio giudizio potrebbe dire la sua nei diversi mercati turistici, di fatto è un sistema assolutamente bloccato proprio perché chi dovrebbe in prima battuta, insomma, parlo delle istituzioni, in questo caso della istituzione regionale, a mio giudizio non ha fatto le scelte che conseguenzialmente doveva fare su questo terreno, se vogliamo diventare anche noi una destinazione percepita nel cuore del Mediterraneo. Perché dal punto di vista turistico, insomma, Sonia ce l'insegna, cioè, la Calabria potrebbe addirittura sotto questo profilo, forse nel cuore del Mediterraneo, guardate, che proprio in questo momento, insomma, lo sappiamo, ha acquistato una nuova centralità per il fatto che nuove economie si stanno in maniera anche prepotente affacciando sulle sponde del Mediterraneo. Noi sotto questo profilo possiamo veramente dire che si tratta di organizzare la nostra offerta, sapendo appunto che c'è una domanda assolutamente modificata, senza ovviamente rinunciare a quelle forme di turismo tradizionale. Cioè, io non ci voglio rinunciare, perché secondo me ancora potrebbero esserci le condizioni per, come dire, mettere il nostro mare, di soddisfare il bisogno di mare da parte delle nostre famiglie. Quello che accadeva un po' soltanto 30 anni fa, insomma, vedevamo in base, quello che vedete per me, insomma, le nostre spiagge, sia sul Tirreno sia sullo Ionio, erano assolutamente in base delle famiglie, che avevano bisogno appunto del mare non solo per i loro bambini. Allora, accanto a questo, ovviamente, quindi mettendo un progetto serio, un piano serio di riqualificazione del nostro mare, che dal punto di vista turistico, insomma, non c'è differenza, per intenderci, tra inquinamento e sporcizia. Dal punto di vista è la stessa cosa, insomma, è la stessa cosa. Io sono convinto invece che oltre a questo noi possiamo aggredire tanti altri spazi, cioè nel mondo, che sono disponibili a mio giudizio, se riusciamo anche qui a differenziare questo territorio, ognuno ovviamente facendo la propria parte, a cominciare dal sistema dell'autonomia locale, che ovviamente devono essere in grado di poterlo fare, a cominciare da uno Stato centrale che deve mettere a disposizione, va bene, del sistema dell'autonomia locale, delle adeguate risorse economiche per mettere in grado servizi, i primari servizi di qualità, di altissima qualità, insomma, a cominciare da cose semplicissime. Cioè, non possiamo diventare e nemmeno essere percepiti una destinazione turistica se abbiamo problemi con lo smaltimento dei rifiuti, se abbiamo dei problemi con l'erogazione di alcuni servizi fondamentali, se abbiamo un problema l'erogazione di un'offerta sanitaria assolutamente tranquilla per i possibili turisti, se abbiamo problemi legati alla sicurezza, insomma, dei possibili turisti. Questo è il punto. Cioè, se noi non capiamo questo, cioè, e ci fermiamo un attimo tutti quanti, senza rincorrere qua e là le possibilità che ha questo territorio, e non ci fermiamo per tornare, insomma, a quello che dicevo prima, di ciò che vogliamo essere nei prossimi 10-15 anni, temo, insomma, che tutto questo, insomma, anche confusione che caratterizza tutti quanti noi, temo, insomma, che caratterizzerà nel prossimo futuro tutto
successo delle nostre azioni e dipenderà soltanto dalla buona volontà, quella di questi episodi, insomma, di evento culturale, delle esperienze che stanno conducendo, insomma, questo grande consorzio a Sapore, che dimostra, insomma, come da questo punto di vista poi per mettere in campo la enogastronomia, insomma, a queste latitudini, un po' veramente marcare in maniera positiva questo territorio. Temo che però noi avremo solo avanti episodi, per quanto brillanti, ma non come capaci di creare un sistema capace appunto di far affermare e rendere riconoscibile questa destinazione, intanto al proprio interno per affrontare le problematiche che faccio tu riferimento, perché se decidiamo di essere destinazione turistica, cioè tirata alla circonferenza tutti coloro i quali ci sono dentro, tutti coloro i quali ci sono dentro, a prescindere se sono impegnati o no nell'offerta turistica, devono sentirsi facenti parte di questo progetto, e solo forse che facendo così noi potremmo essere percepiti all'esterno dei nostri confini. Anche a me, per confrontarci anche in questo modo piuttosto, ritengo io, abbastanza efficace, in un luogo assolutamente straordinario, non lo dico a caso, fortunato, perché penso che anche questo possa essere un esempio in grado di differenziare questo nostro territorio a queste latitudini, cioè mettere a disposizione un luogo di memoria oltre che di produzione, per parlare di quello che potrebbe essere nel prossimo futuro la possibilità che ha questo territorio di riscattarsi. A nostro giudizio, insomma, potrebbe essere questa la direzione giusta, e ovviamente voglio anche io complimentarmi con il lavoro di Giovanni. Non fosse altro perché dimostra una cosa, nel giudizio, non voglio assolutamente esagerare, la possibilità di applicare il nostro capitale umano alla possibilità concreta che ha questo territorio, il che mi conforta, insomma, e ci deve confortare, mi vedo poi assolutamente preoccupante, insomma, lasciatemi passare questo termine, quello che sta caratterizzando in questo momento l'Italia, un territorio come il nostro. Mi sembra anche molto efficace l'idea di coinvolgere, diciamo, 10 artisti, chiamiamoli così, che raccontano il nostro territorio dal loro punto di vista con il loro, e forse potrebbe aiutarci in questo momento a raccontare il nostro territorio per come si aspetta, come diceva prima la professoressa Ferrari in questo caso, la domanda che in questo momento sta agitando, insomma, i diversi mercati nazionali e internazionali. Quindi mi sembra un buon modo di procedere, insomma, un metodo che nato, insomma, in questa splendida località della nostra costa, Cariati, può essere esteso ovviamente ed essere un buon esempio per un territorio calabrese. Nella mia modestissima esperienza, senza volerla fare molto lunga, un'esperienza che sta, ovviamente, come tutti quanti voi noto, volgendo a termine. E il nodo a mio giudizio è sempre lì, insomma. Sono belle tutte le cose che sono state dette fin qua, insomma, volendolo proprio per entrare nel merito delle questioni che abbiamo affrontato sin qui, insomma, se potessi classificare oggi quella famosa domanda turistica che in questo momento caratterizza i diversi mercati, che cos'è il turismo proprio sotto questo profilo, a mio giudizio il turismo è come se far vivere il maggior numero di emozioni possibili nel minor tempo possibile, che è una cosa che caratterizza tutti coloro i quali oggi concedono la propria vacanza, e se vogliamo essere proprio fortemente competitivi al minor prezzo possibile. Questa è la sfida che un territorio come la Calabria, se la vuole abbracciare, deve affrontare fino al massimo modo possibile. E dicendo questo, perché noi dovremmo una volta per tutte chiamare a responsabilità tutti coloro i quali hanno una propria quota di responsabilità, a cominciare ovviamente dalle istituzioni, dalla politica, ma insomma anche dagli stessi operatori. Vedo qui in sala, insomma, molti di questi operatori rappresentativi anche di una certa qualità, insomma, il rappresentante della Commercenti, Vincenzo Farina, vedo Pasquale Motta, vedo anche i sindaci, vedo il sindaco di Cariati. Per dire, no, noi in Calabria questo dubbio, insomma, lo dobbiamo definitivamente risolvere, altrimenti, insomma, decidiamo di non essere una destinazione turistica e impegniamo, insomma, le nostre risorse economiche e soprattutto, come dire, il nostro talento su altri settori. Ma se decidiamo di diventare destinazione turistica matura, dobbiamo ora, per forza di cose, necessariamente essere conseguenti, a cominciare ovviamente da un fatto che caratterizza in questo momento il panorama addirittura nazionale, cioè noi non possiamo assistere, insomma, l'esempio lo sa bene,
una, diciamo, anche qui da questo punto di vista evidenzia tutta la nostra difficoltà, per esempio Ferrari in questo caso, in Italia che vede l'esistenza di 21 piani regionali per il turismo, cioè, per dirvi una delle grandi questioni che blocca il possibile sviluppo di questo settore, non è possibile presentarci fuori dall'Italia con 21 piani turistici regionali, cioè, questa è quella che dobbiamo affrontare, è anche il fatto solo in Italia, insomma, altra questione, un accentramento in questo caso, a mio giudizio, da vedere con occhi positivi, che faccia dell'Italia, considerato da questo punto di vista, può competere con altre destinazioni turistiche mature, può fare la sua parte, da questo punto di vista avere un progetto, insomma, un programma da sviluppare nei prossimi 10 anni, che faccia percepire l'Italia tutta intera come possibile destinazione turistica. Perché, cioè, lo dico, perché noi, soprattutto noi compresi, dovremmo essere fortemente interessati, insomma, a questo ragionamento. Perché oggi, come destinazione turistica italiana, ciò che viene percepito fuori dall'Italia è qualche città d'arte, è qualche, insomma, località costiera, e qualche anche percorso enogastronomico che ha fatto la fortuna di alcuni territori, e qualche evento culturale che viene percepito, rispetto al quale vengono addirittura progettate solo per questo vacanze di milioni e milioni di donne e di uomini. È un territorio come quello della Calabrese, viene assolutamente percepito. Considerate come la Calabria nel cuore del Mediterraneo, ciò che potrebbe rappresentare sotto questo profilo. Ecco la sfida che noi dobbiamo lanciare, per non parlare ovviamente poi delle difficoltà interne nostre, non per adesso girarla a polemica politica, cioè, ma io vi pregherei, insomma, chi ne ha tempo, insomma, di andare a studiare un po' la nostra legislazione regionale in materia di applicazione della legge quadro nazionale, la legge 8 del 2008, cioè, vi renderete conto, insomma, tutti quanti, il ritardo che usiamo sotto questo profilo, che va di fatto di questo territorio, che pure a mio giudizio potrebbe dire la sua nei diversi mercati turistici, di fatto è un sistema assolutamente bloccato proprio perché chi dovrebbe in prima battuta, insomma, parlo delle istituzioni, in questo caso della istituzione regionale, a mio giudizio non ha fatto le scelte che conseguenzialmente doveva fare su questo terreno, se vogliamo diventare anche noi una destinazione percepita nel cuore del Mediterraneo. Perché dal punto di vista turistico, insomma, Sonia ci insegna, cioè, la Calabria potrebbe, addirittura sotto questo profilo, forse nel cuore del Mediterraneo, guardate, che proprio in questo momento, insomma, lo sappiamo, ha acquistato una nuova centralità per il fatto che nuove economie si stanno in maniera anche prepotente affacciando sulle sponde del Mediterraneo. Noi sotto questo profilo possiamo veramente dire, si tratta di organizzare la nostra offerta, sapendo appunto che c'è una domanda assolutamente modificata, senza ovviamente rinunciare a quelle forme di turismo tradizionale. Cioè, io non ci voglio rinunciare, perché secondo me ancora potrebbero esserci le condizioni per, come dire, mettere il nostro mare, di soddisfare il bisogno di mare da parte delle nostre famiglie. Quello che accadeva un po' soltanto 30 anni fa, insomma, vedevamo in base le nostre, voi lo ricordate meglio di me, insomma, le nostre spiagge, sia sul Tirreno sia sull'Orione, erano assolutamente in base delle famiglie, che avevano bisogno appunto del mare non solo per i loro bambini. Allora, accanto a questo, ovviamente, quindi mettendo un progetto serio, un piano serio di riqualificazione del nostro mare, che dal punto di vista turistico, insomma, non c'è differenza, per intenderci, tra inquinamento e sporcizia, dal punto di vista è la stessa cosa. Io sono convinto invece che oltre a questo non possiamo aggredire tanti altri spazi, cioè nel mondo, che sono disponibili, a mio giudizio, se riusciamo anche qui a differenziare questo territorio, ognuno ovviamente facendo la propria parte, a cominciare dal sistema dell'autonomia locale, che ovviamente devono essere in grado di poterlo fare, a cominciare da uno Stato centrale che deve mettere a disposizione, va bene, del sistema dell'autonomia locale,
delle adeguate risorse economiche per mettere in grado servizi, servizi, i primari servizi di qualità, di altissima qualità, insomma. Ma cominciamo da cose semplicissime, cioè non possiamo diventare e nemmeno essere percepiti una destinazione turistica se abbiamo problemi con lo smaltimento dei rifiuti, se abbiamo dei problemi con l'erogazione di alcuni servizi fondamentali, se abbiamo un problema con l'erogazione di un'offerta sanitaria assolutamente tranquilla per i possibili turisti, se abbiamo problemi legati alla sicurezza, insomma, dei possibili turisti. Questo è il punto. Cioè, e se noi non capiamo questo, cioè, e ci fermiamo un attimo tutti quanti, senza rincorrere qua e là le possibilità che ha questo territorio, e non ci fermiamo, per tornare insomma, a quello che dicevo prima, di ciò che vogliamo essere nei prossimi 10-15 anni, temo insomma, che tutto questo, insomma, anche confusione che caratterizza tutti quanti noi, temo insomma, che caratterizzerà nel prossimo futuro tutto il resto delle nostre azioni, e dipenderà soltanto dalla buona volontà, quella di questi episodi, insomma, di eventi culturali, delle esperienze che stanno conducendo, insomma, questo grande consorzio a Sapore, che dimostra, insomma, come da questo punto di vista per mettere in campo la enogastronomia, insomma, a queste latitudini può veramente marcare in maniera positiva questo territorio. Temo che però noi avremo solo davanti episodi per quanto brillanti, ma non come capaci di creare un sistema capace appunto di far affermare e rendere riconoscibile questa destinazione intanto al proprio interno per affrontare le problematiche che faccio di riferimento, perché se decidiamo di essere destinazione turistica, cioè tirata alla circonferenza tutti coloro i quali ci sono dentro, tutti coloro i quali ci sono dentro, a prescindere se sono impegnati o no nell'offerta turistica, devono sentirsi facenti parte di questo progetto, e solo forse facendo così noi potremmo essere percepiti all'esterno dei nostri confini.